si dica che il sindaco di Giovinazzo sia persona che prende in giro. È ancora vivo il ricordo del 9 maggio dell'anno scorso, quando la carovana rosa passò da Giovinazzo per la tappa Mola di Bari, Margherita di Savoia. Tommaso De Palma fermò la maglia rosa in piazza sotto la gigantografia di ballerini ed in quell'occasione preannunciò grandi sorprese per quest'anno. E così è stato. Nessuno mai aveva osato tanto portare Giovinazzo alla ribalta dei media internazionali, facendone città di partenza della quarta tappa della prestigiosa Corsa Rosa. La Villa Comunale ha ospitato l'Expo Village, un villaggio rosa che ha proposto un mix tra storia del ciclismo e stand con gli immancabili prodotti tipici, alimentari e artigianali di casa nostra. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala, insegui la tua storia. Per 4 sere consecutive sono state proiettate le immagini delle gesta dei campioni che hanno fatto e scritto la storia del ciclismo, dagli anni 30 ai giorni nostri. Che attraverso una catena. A seguire le canzoni evergreen di quegli anni, interpretate dai gruppi Reg, Snammers, Quelli del Giovedì e i Nati Stanchi, che hanno aiutato il variegato pubblico presente in Villa Comunale. Piccoli e grandi, un'unica passione, l'album delle figurine Panini. Alzi la mano chi di noi non ha fatto carte false per aggiudicarsi le improbabili figurine dei giocatori per completare l'album. Nell'Expo Village si è vissuto un pomeriggio intenso di frenetico scambio di figurine sotto la supervisione di Pasolino. Ma il Giro d'Italia non è solo roba da grandi. I bambini del primo circolo didattico San Giovanni Bosco hanno accolto con entusiasmo l'arrivo del sindaco e dell'ex corridore Max Lelli, che in tenuta ciclistica hanno tagliato il nastro rosa con cui si è inaugurata la mostra fotografica intitolata e dedicata al ciclista toscano Franco Ballerini, che tanto si è speso, anche a Giovinazzo, per promuovere la cultura dello sport in bicicletta. E poi, cosa c'è di meglio che suggellare questo incontro con un'allegra pedalata per le vie cittadine? Ma il rosa è anche il colore dei nostri vini made in Puglia, che sono stati degustati nella serata di venerdì 9 maggio in un percorso sviluppato tra la piazza ed il centro storico. Nelle 3 enoteche allestite a tema, l'associazione culturale Novello e non solo di Mimmo Arcieri ha avuto modo di intrattenere i visitatori offrendo il prestigioso nettare di Bacco e fornendo i rudimenti di questa nobile arte attraverso mini corsi di formazione tenuti da esperti e sommelier. Il controllo per dargli questa garanzia significa che ha a che fare con un prodotto di una qualità eccellente. E questa era anche una cosa che dovevo dire. Adesso passiamo invece all'esame olfattivo, cioè a... I'm sorry for the time that I made you scream, for the time that I killed your dreams, for the time that I made your whole world rumble. La chiusura del villaggio rosa giovinazzese è stato un autentico botto. Sabato 10 sono andati in scena gli anni 90 con i B-Rocket, mentre domenica la Villa Comunale si è trasformata in un'autentica discoteca a cielo aperto con la musica della cantante romena Iduci, che, accompagnata da 4 giovani DJ giovinazzesi, ha fatto ballare e saltare centinaia di giovani. Calato il sipario sul villaggio, si proseguirà con la Notte Rosa, lunedì 12, preludio del 13 maggio, e poi sarà finalmente Giro d'Italia.